Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, in questo nuovo assaggiamo. Come ogni volta che vedete questo video sapete che è un video tappabuchi. In questo momento in cui guardate il video io sto facendo l'esame per il corso di guida ambientale escursionistica, per cui potete lasciarmi un in bocca al lupo appunto in un commento qua sotto. Come vedete dal titolo c'è un nuovo pacchetto di patatine un pochino particolari che appunto sono entrate nella mia dispensa, ovvero queste tortilla chips dell'amica chips alla barbabietola. Vi faccio vedere come al solito da vicino quella che è la confezione. Come appunto potete vedere c'è una bella tortilla rossa e me l'aspetto veramente rossa, non come le patatine dello scorso mese, con appunto il disegno di una barbabietola accanto, che appunto dovrebbe dargli il colore e anche un pochino di sapore, immagino. Vi faccio vedere appunto quelle che sono le informazioni nutrizionali e quello che è stato il processo appunto da come nasce questo mix di mais e barbabietola per appunto creare queste chips, queste tortillas, e appunto vi faccio vedere anche quelli che sono gli ingredienti. Ma adesso torniamo a noi, andiamo ad aprire, a guardare, ad annusare e anche ad assaggiare. Allora, profumo direi che sembrano delle chips normali, delle normalissime tortillas di mais, ma alla vista decisamente non deludono. Come vedete sono belle rosse, anzi sono forse anche fin troppo cariche perché sembrano fatte quasi solo di barbabietola, se non ci fosse qualche puntino appunto di farina di mais con cui appunto sono state impastate. Assaggiamo. Effettivamente non sanno di niente all'olfatto e non sanno di nulla, tra virgolette, nemmeno assaggiandole, quindi sembrano semplicemente delle tortillas normalissime, sono forse un pochino meno croccanti in realtà, ma la barbabietola non gli danno assolutamente nessunissimo sapore. Quindi ve le consiglio se volete un pochino stupire i vostri amici, ma assolutamente non ne vale la pena se appunto cercate un sapore un pochino diverso dalle solite tortillas che vendono appunto nei supermercati, anzi forse hanno anche meno sale rispetto a quelle che compro ogni tanto appunto da stuzzicare così mentre bevo una birra o faccio aperitivo, eccetera. Spero che il video l'abbiate trovato un minimo interessante e utile, nel caso lasciate un bel like e se non siete iscritti iscrivetevi al canale, c'è il tastino qua sotto, e attivate anche la campanella per non perdervi i prossimi video e sapere come è andato il mio esame. Anzi, se volete saperlo prima per come è andato l'esame, dovete per forza seguirmi sui social, trovate il link qua sotto in descrizione, in particolare su Instagram appunto saprete in diretta degli aggiornamenti di questa mia 3 giorni di esame appunto per fare la guida ambientale escursionistica. Detto questo io vi saluto e come sempre incrociando le dita vi dico have a nice life!